sii per me una rocca di scampo, alla quale possa sempre venire. Tu hai ordinato la mia salvezza perché sei la mia rupe e la mia fortezza. Buongiorno. Il versetto appena letto è una vera e propria dichiarazione di fiducia da parte del salmista nei confronti dell'Eterno. Descrive Dio come colui che dona un luogo riparato presso la sua casa, un luogo nel quale incontrarlo e sentire la sua presenza e vicinanza. Il salmista ha paura di ciò che ha intorno e chiede a Dio di liberarlo in forza di un suo ordine. Ed è profondamente convinto e fiducioso perché descrive gli ambienti in cui vorrebbe trovarsi utilizzando alcune metafore: la rocca, la rupe e la fortezza. Metafore che rievocano un modello di sicurezza militare. Quante volte nella tua vita ti sei sentito smarrito e impaurito, ma nel tempo stesso fiducioso che Dio ti sosterrà? Il dialogo che ha il salmista con Dio è meraviglioso. Spesso, nella nostra vita spirituale, preghiamo meccanicamente, senza più parlare dal nostro cuore. Abbiamo interrotto quella relazione diretta, quella relazione semplice verso il Dio della parola e della relazione. Dio ci parla costantemente e ordina la nostra salvezza perché in Lui troviamo l'unico riparo dal laccio del peccato. Che questo giorno tu possa essere uno stimolo, che possa sentire la necessità di iniziare a parlare con Dio in modo autentico, presentandogli ogni paura con la fiducia che nelle sue mani tutto si risolverà. Buona giornata.